Allora, vado a condividere lo schermo così possiamo leggere e do inizio. Allora, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: "Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane." Ma egli rispose: "Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio." Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: "Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra." Gesù gli rispose: "Sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo." Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: "Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai." Allora Gesù gli rispose: "Vattene, Satana. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto." Allora il diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea. Lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: "Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino." Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori, e disse loro: "Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini." Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le reti e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunziando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo, e la sua fama si diffuse per tutta la Siria, e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Decapoli, dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Ecco, questo è il testo. Adesso possiamo interrompere la condivisione, così ci guardiamo. Allora, penso che stavolta potrei dispensarmi dal dire che evidentemente non abbiamo letto fatti accaduti. Penso che tutti voi non pensiate che Gesù sia stato portato in giro dal diavolo sul pinnacolo del tempio a vedere il mondo. Così come anche la chiamata dei discepoli non è un fatto accaduto, non è ragionevole che uno passa lungo la strada, no? Vede due, venite con me, quelli lasciano tutti e se ne vanno. Sì, appunto, fra l'altro tra poco ritroveremo ancora i discepoli sul lago a pescare, no? Come sapete, fino a dopo la morte di Gesù ancora li troveremo lì nel Vangelo. Aspettate che Claudio arriva, lo ammettiamo. E
Il racconto di un'esperienza, un'esperienza. Io potrei raccontare allo stesso modo la mia esperienza con tre parole. È passato, mi ha chiamato, ho dovuto lasciare, ho cercato di andargli dietro, un po' ci sono riuscito, un po' no, questa è la mia vita. Ecco, così i discepoli raccontano la loro esperienza. Torniamo invece sulla prima parte che è piuttosto interessante. Voi sapete che stiamo leggendo, Matteo è uno dei tre Vangeli sinottici, quindi ogni tanto facciamo riferimento agli altri due perché è interessante anche. Per esempio, Vangelo di Marco, che come sapete è il più sobrio, ma secondo la maggior parte degli studiosi è il primo, quello che sia Matteo sia Luca hanno davanti quando compongono le comunità. Io dirò non mi fate il figlio sempre, se no dico Matteo, Luca, però sono sempre dei gruppi di persone che fanno riferimento, come succedeva nell'antichità, era normale, oggi è una cosa incomprensibile, a delle persone di riferimento per quella comunità, no? Il Vangelo di Marco ha soltanto la frase: allora Gesù fu, qui Matteo dice condotto, Marco dice fu spinto, o meglio fu buttato fuori da Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. Quindi Marco esprime in questo modo qualche cosa di fondamentale. Il battesimo comporta, vivere da battezzati significa affrontare il male. C'è il male, lo troviamo dentro di noi, lo troviamo intorno a noi e il primo compito è affrontare e combattere questo male. Ora, qui si pongono oggi dei problemi. Ci sono, non so se anche a voi è capitato di sentirlo dire, non c'è il male. Non possiamo distinguere il bene dal male, no? Non ci capiamo, è una sciocchezza. Perché sulla bocca di qualcuno non è una sciocchezza? Perché nella storia della Chiesa troppe volte ci hanno detto che era male cose che noi non sentivamo come male. Allora sentir parlare di bene e di male a più di uno dà fastidio. Perché che intendi per male? Ecco, io per semplificarmi la vita ho pensato che male è solo quello che fa soffrire, che offende, che umilia, che sciupa la vita, che offendere una persona, far del male a una persona, quello è male. Pensare che bisogna pensare cosa è male nella camera da letto è da pazzi. Nella camera da letto ci può essere il male, quello che fa soffrire una persona. Se non c'è il rispetto è male, ma che uno prenda la pillola, per quello è bene. Non so se mi spiego. Uno come me che prende da 60 anni ha combattuto per una ventina d'anni con le pillole anticoncezionali. Però è finita la storia, per fortuna. E quindi bisogna cercare di capire, e questa è anche un'altra cosa che il cristiano deve fare, che cosa è veramente male, che cosa sciupa la vita dell'uomo, facendo attenzione a capire che cosa è male, perché rischiamo di dire che siano male delle, no? In Italia ci sono 20 milioni di persone che pensano che il vaccino sia un male. Ecco, bisogna essere scemi. Combattere il vaccino significa che sei una persona che ha abdicato a pensare, no? Sei diventato schiavo di diventare schiavi, fare del male, perché non significa soltanto fare del male agli altri, ma fare del male a se stesso. Il comandamento equivoco dice: ama il prossimo tuo come te stesso, che significa che devi amare te stesso, e troppa gente non ama se stesso. Non si cura, non si custodisce, non si. Perché. Sì, amare se stessi è visto come egoismo?
egoista perché No. puoi star bene tu, ma se non stai bene tu non puoi far stare bene gli altri. Sì, certo. Amare se stessi, pensare solo a sé, farsi i patti propri, adesso lo vedremo perché è la prima tentazione, questo è un altro male, no? Me ne frego di te, penso solo a me, ma curare me stesso, curare la mia salute, cercare di star bene per essere anche mentale, anche curare la propria cultura, leggere, vedere, tutto questo è perché quello che dici tu è molto giusto, perché male non è soltanto fare del male, ma anche non fare il bene. Non fare il bene è male. Quindi, ecco, Marco per lui questo è, e usa una parola molto forte, qui dice fu condotto, Marco dice fu buttato fuori, quasi una spinta, lo sente come un'esigenza molto forte. Le comunità, ma non sappiamo, io dico le comunità di Matteo perché lo troviamo letto qui, però ripeto ancora una volta che secondo gli studiosi, e io sono d'accordo con loro perché mi pare che sia abbastanza evidente quando si legge con attenzione il Vangelo, che questi hanno raccolto dei fogli magari scritti prima, ecco, e credo che si veda anche qui. Ci sono queste tre tentazioni. Adesso io, ecco, questa è un'altra cosa che mi sono ricordato per fortuna di dire. Interessante, perché vedete, io adesso cercherò di fare tutto un discorso come li facciamo noi, cioè raccontando un discorso, non raccontando storie, un discorso teorico. Adesso parleremo di egoismo, di altruismo, di pensare a sé. Loro, avete visto che fanno? Raccontano storie. Storie che sono simboliche. Che vuol dire? E per capire che cosa vuol dire, dobbiamo domandarci come parlano loro, che ci mettono dentro queste storie. Perché io, beh, Daniela non c'è perché lei dice che a me mi manca mezzo cervello. Mi piacerebbe potervi, invece che fare questi discorsi che adesso cercherò di fare, raccontarvi delle storie. Ma per fare questo, cercate nel cinema, nelle cose, nella fantasia della gente, per offrire a un altro simbolo, no? Io non sono capace, quindi devo fare dei discorsi più o meno razionali, ecco, sperando che poi voi possiate anche trovare. Perché è bello il simbolo? Perché io adesso faccio un discorso, ma se lo facesse tu, voi, lo fareste un po' diverso. Ma è bello questo. E ascoltarci e sentire, è bello che ciascuno di noi esprima un concetto, una realtà, un'esperienza in maniera diversa. Il simbolo permette questo, è aperto. Allora, una cosa che dico all'inizio, ma poi ci ritorniamo dopo, l'ordine delle tentazioni è un po' diverso nei Vangeli. La seconda tentazione che abbiamo letto qui, quella del pinnacolo del Tempio, Luca la mette come terza. E mette come seconda quella che qui abbiamo letto per ultima. È interessante soltanto perché loro quando fanno un elenco, l'ultima è sempre la cosa per loro più importante. Cioè è una strada in salita. Allora, Matteo, come avete visto, mette per ultima quella più grande, tutti i regni del mondo, quindi il potere nel senso più ampio della parola. Luca invece mette per ultima quella che per lui è più interessante, più importante, e credo che lo sia anche per noi, è la seconda. Vediamo la prima. La prima per tutti è la prima e approfitta del deserto. Allora, una piccola cosa sul deserto che può essere interessante. Noi abbiamo sentito anch'io. Abbiamo sentito parlare del deserto come luogo in cui ci si ritira, in cui si contempla, in cui si va un po' ad allontanarsi, no, dalla folla. Questo c'è anche nel Vangelo, Gesù lo vedremo ogni tanto, sale sul monte, o si allontana per pensare, riflettere, prima di fare delle scelte. Nei Vangeli lo vedremo, prima di scegliere i dodici, lui va sul monte a pregare, a ritirarsi, a cercare. Cioè c'è questo
così come anche l'orto degli ulivi. Gesù, ci sono dei momenti in cui Gesù si allontana per cosa preziosissima questa, a me è capitato di farlo delle volte, credo tutti noi abbiamo qualche volta il bisogno di starcene un po', no? In silenzio, di staccare un po' per pensare, per riflettere, eccetera, eccetera. E del deserto molti cristiani, a me mi è capitato un paio di volte in questi incontri, voi siete gli ultimi della fila, di dire ma il deserto mi sembrava fosse questo. Ecco, noi non siamo degli ebrei e qui torna quello che dicevo prima con Giulia, c'è sempre l'esodo. Il deserto è il luogo della tentazione. Ricordate il vitello d'oro, no? Quindi per gli ebrei stare 40 giorni nel deserto, come i nostri padri, sono stati 40 anni nel deserto ad essere tentati. Quindi per loro la tentazione viene normale con il deserto, no? Qual è la tentazione? Perché il pane? Perché anzitutto questi primi cristiani hanno il pasto, il mangiare come qualche cosa a cui bisogna sempre far riferimento per capire che cosa, per capire quello che facciamo il sabato prima loro e poi la domenica quando mangiamo, quando ci raduniamo per spezzare il pane e condividerlo. Quindi ogni volta che c'è, tiriamo fuori il pane. Non so se avrete qualche volta notato che nel Vangelo la maggior parte delle volte che incontriamo Gesù lo incontriamo a tavola, a mangiare con i peccatori, con Zaccheo, sempre a mangiare, tanto che appunto dicevano è un mangione, un bevone, non come Giovanni Battista che faceva digiuno, noi siamo discepoli di Gesù. E c'è un altro riferimento abbastanza chiaro alla moltiplicazione dei pani. Quindi, qui, qual è la tentazione? Tu hai dei poteri, loro pensano che Gesù possa cambiare il pane in le pietre in pane, tu hai dei poteri, usali per te. Gesù si rifiuta. Moltiplicherà il pane, ma lo farà per gli altri, non per sé. Ed ecco la prima tentazione che vi offro. Attenti, avete delle possibilità, delle capacità, non usatele solo per voi stessi. O meglio, il male, la tentazione è io penso per me, io curo il mio piccolo gruppo magari e degli altri, non mi interessa. E per i primi cristiani vedono in questo il male. E il bene è, tu hai un po' di pani? C'è gente che ha fame, ha un po' di pane, mettili insieme. Se li metti insieme la vita si moltiplica. Sono simboli, evidentemente. Non bisogna pensare a miracoli, bisogna pensare a simboli. Simboli belli per dire tu hai delle capacità, hai delle possibilità, che non sono solo le possibilità dei soldi. Tu hai un'intelligenza, hai una forza nelle mani. Ecco, fa quello che puoi per quelli che hai intorno a te. I tuoi figli, i tuoi nipoti, i tuoi parenti, ma non solo per loro, cerca di allargare anche la tua possibilità. Ecco, vivi condividendo, vivi donando. La tentazione è pensa per te, fatti i fatti tuoi e fregatene degli altri. Ecco, questa è una tentazione che tutti noi possiamo, come posso dire, poi concretizzare nella nostra vita. Vedete? È bello il simbolo, quando io il simbolo l'ho spiegato, poi posso dirmi quando è che io il pane, le pietre le trasformo in pane solo per me? Quando è che io non cerco di mettere comunicazione con gli altri? Quelle cose che io ho, quelle cose che io ho inventato, quelle cose che io ho. Scusate, poi ve lo mando perché quando lo vedo, questo affare sempre ho un senso di commozione, per cui adesso mi commuoverò un po', ma insomma, non riesco a leggere queste cose senza commuovermi un po'. Mi hanno mandato, qualcuno che lo conosce, Scalise, come si chiamava? Non mi vengono i nomi, Romano. Marito di Rita, che non vedo da 20 anni.
ogni tanto mi manda qualche cosa, mi ha mandato questa cosa che è la 20ª volta che leggo, e lo leggo ancora volentieri. Albert Bruce Sabin scoprì il vaccino contro la poliomielite e rinunciò, ecco perché lo leggo adesso, no? A soldi e brevetto per diffonderlo anche tra i poveri. Era ebreo e le sue due nipotine furono uccise dalle SS. Alla domanda se lui avesse desiderio di vendetta rispose: mi hanno ucciso due meravigliose nipotine, ma io ho salvato i bambini di tutta l'Europa. Non la trova una splendida vendetta? Vede, io credo che l'uomo più potente sia quello che riesce a trasformare il nemico in un fratello. Non vi sembrano parole stupende? Ecco, leggeremo la prossima volta, ve le rileggerò, perché ci aiuterà a commentare il Vangelo che leggeremo quando si parlerà di porgere l'altra guancia. Ecco, questo significa porgere l'altra guancia, non so se mi spiego. Non è una... Allora, lo metterò sulla chat così, intanto non mi costa niente, ci vuole poco così poi... Ma forse lo trovate facilmente, forse qualcuno di voi l'ha già visto, lo trovate facilmente. A me me l'hanno mandato in occasione del... Me l'ha mandato appunto Romano in occasione del... della giornata del ricordo. Allora, mi fermo un momento se qualcuno deve dire qualcosa su quello che ho detto finora, ma mi sembrava cose semplici. Andiamo avanti allora, affrontiamo invece la seconda tentazione, quella è stranissima, che che Luca, vi ho detto, mette per terza. È la tentazione che riguarda il nostro credere e la nostra fede. Su che cosa è basata la nostra fede e a che cosa tende la nostra fede? Matteo e Luca, queste, come forse qualcuno prima, ci dice: attenzione, noi parliamo di miracoli, ma non è sul miracolo che si basa la nostra fede. E usano un miracolo inutile. Cioè Gesù che dice, avete sentito, il diavolo lo porta sul punto più alto del tempio e gli dice: no, Tiziana c'è. Tiziana c'è, Bru. Sentito? No, no, è Bruno che mi ha mandato un messaggio, ma cioè, almeno Tiziana lo vedo, spero che senta, perché c'è scritto qua. Ricominciamo. Sul punto più alto del tempio, e gli dice: buttati giù. Evidentemente buttati giù, gli angeli ti sostengono, tutti vedono, applaudono, riconosceranno che tu sei Dio, che tu sei il Signore, e tutti ti seguiranno entusiasti. Ecco, la fede non è basata, secondo Luca, lo mette per terzo perché è quello che più ci ha riferito, sul miracolo. Noi siamo stati infedeli al Vangelo, tutto il nostro è miracolismo, in parte lo è ancora in questo paese. E è inutile che il Papa e i Vescovi continuino a lamentarsi, i cristiani sono sempre di meno, il cristianesimo va sparendo dall'Europa. Svegliatevi gente, ritornate al Vangelo. Non dite more lo Papa, santo subito, no, un momento, prima deve fare qualche miracolo. E basta, santo subito, era un po' lo scemo, lo fai santo? No, non c'è bisogno. Lei ha scritto bei libri, leggi i libri, basta. Non vi consiglio di leggere i libri. Sono bene. Voglio dire, noi siamo stati educati con l'idea che possiamo credere in Gesù Cristo, che Gesù Cristo sia Dio perché ha fatto miracoli, e non abbiamo capito niente del Vangelo. I miracoli sono segni della nostra vita, non della sua. Ecco, vedete, in questo rifiuto di accettare il miracolo, il prodigio come inizio della sua missione,
il Vangelo di Luca, che ripeto lo mette per terzo, vede qualcosa di importantissimo. Guardate, non è il Dio che incontriamo, è il Dio che cammina con noi, il Dio del servizio, non è il Dio che ci salva, non è il Dio che ci fa miracoli. L'ho detto già varie volte anche con voi, riammettiamo Tiziana, speriamo che si ammetta. Ecco, sì, signora Tiziana, buonasera. Adesso ci sente anche. Allora, vi ripeto, noi siamo stati educati appunto alla fede, molti di noi, tutto basato sul prodigio, sul miracolo come segno di Dio, e siamo stati invitati sempre a rivolgersi a Dio nella speranza della protezione del miracolo. Ecco, il miracolo come certezza che Dio è onnipotente, che può custodire e salvare la nostra vita. Ora questo oggi, ma oggi loro ce l'hanno detto qui, con chiarezza, ce l'hanno detto con un miracolo che è proprio, questa secondo me è una cosa importante, non è un miracolo di guarigione, è proprio un miracolo che manifesta la potenza, non è la potenza che può farvi incontrare Gesù. Gesù non lo trovate nella forza, nel potere, nello svolazzare per i cieli, nel mostrare che lui è, lo trovate accanto a voi quando mangia con voi, quando vi dice parole, quelle che poi leggeremo, e sono simili a quelle che diceva Sebbi. E tenete presente, le cose che io dico le dico facilmente, per l'uomo in genere rinunciare al miracolo è una cosa che è quasi impossibile, no? Quando uno si trova, io l'ho visto nelle persone, in alcune delle persone che ho più ammirato nella mia vita, quando uno si trova nella disperazione si rivolge a tutti, a quelli che fanno i miracoli, come purtroppo ci si rivolge anche ai santoni che ogni tanto inventano cure miracolose oppure quelli che curano il Covid con le pozioni, insomma, cioè sono il tumore, appunto, ci si rivolge, quando c'è la disperazione ci si rivolge a tutti, quindi rinunciare a, però per fortuna non viviamo momenti di disperazione, e allora si dovrebbe appunto nella Chiesa, non perché le cose pare che resistano nel calo che voi sapete ormai è abbastanza rapido in tutta l'Europa, meno succede nel resto del mondo, ma in Europa sì, l'ultima cosa che leggeva era l'Irlanda, la cattolicissima Irlanda, in cui ormai i numeri sono, non dico sotto il 50, pare sotto il 20 o il 30%, ma in Germania, in Francia siamo sotto il 2, insomma, quindi tutto questo, le cose che invece resistono sono i santuari, dove la gente va appunto nella speranza, nella cosa. Ma quella non è la fede cristiana. La fede cristiana è di quotidiana, è il giorno, è appunto essere un po' come Sappi, che sa condividere le cose che inventa, è il vivere ogni giorno, come posso dire, la vicinanza con Gesù, il seguire Gesù, cioè quello che i primi cristiani, come avete visto, hanno fatto. Ed è anche una prospettiva, lo vedremo le prossime volte, che ha una croce davanti, che è il contrario del beati voi se siete perseguitati, sentiremo dire la prossima volta. Quindi è quasi il contrario del miracolo, cioè non avrai davanti la difficoltà e la fatica di seguire, ma non è la fatica di seguire Gesù, è la fatica di essere giusti, che qualche volta comporta il sacrificio addirittura della propria vita. Per fortuna riguarda poche persone, ma pensate a quanta gente
in Italia e nel mondo, lo sentiamo quasi tutti i giorni in televisione, c'è qualcuno che cercando di portare un po' di liberazione, magari delle ragazze che vogliono togliersi il velo, dare un po' di libertà alle loro coetanee, e si trovano a finire morte ammazzate, insomma, ecco, cioè non pensate che la croce sia una cosa che riguarda soltanto le devozioni nostre del crocifisso, è una cosa che riguarda la vita di chiunque nel mondo in situazioni cerca la giustizia e il bene, in certi uffici cercare di essere onesti e giusti significa incontrare la persecuzione, a volte rischiare anche il licenziamento, eccetera, eccetera. In tutti i campi della vita, a scuola, all'ospedale, dappertutto, chi cerca di essere onesto fino in fondo, in qualche caso rischia, non sempre per fortuna, ma in qualche caso sì. Per fortuna, di gente del genere nel mondo ce n'è tanta, purtroppo in televisione non ce la fanno vedere, ce fanno vedere solo quelli brutti e cattivi. E vabbè, noi però sappiamo che ci sono, e per fortuna qualcuno, io li conosco, anzi io ne conosco parecchi, e spero che anche voi conosciate gente per bene che ha cercato nella propria vita di fare il meglio che poteva con semplicità, senza essere eroi, ma cercando di essere giusti, onesti, non solo giusti e onesti, ma anche di fare quello che si poteva perché la vita di chi stesse intorno fosse più allegra, fosse più serena, più pacifica. Perché poi essere seguaci di Gesù, essere persone, se volete togliere il seguaci di Gesù, essere persone che amano il prossimo, significa qualche volta soltanto invitare degli amici delle amiche a giocare a burraco. Queste sono cose che impreziosiscono e rallegrano la vita delle persone. E sono cose, fanno parte del bene. Ecco, quello è molto più bene. Quello che fare una novena a Santa Rita perché non so se, cioè, se volete fare del bene, invitate delle amiche a giocare a burraco e non perdete tempo a fare le preghiere a Santa Rita perché tanto non servono a niente. Questa è la mia opinione. Troverete opinioni molto diverse nella Chiesa di Dio. Allora, la terza tentazione. È una tentazione del potere, la vedete, di nuovo il diavolo lo portò su un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. È la tentazione che gli ebrei hanno espresso molto bene nel comandamento: non avrai altro Dio all'infuori di me, cioè non fare un Dio del denaro, non fare un Dio del potere, non fare un Dio del... no, Dio è colui che ti chiama a vivere la gratuità e l'amore, almeno secondo il Vangelo. Io mi fermerei un momento prima di passare all'ultima parte, se qualcuno vuole intervenire, così mi fa mazzittate, che io come vedete dico anche cose cattive, non buone. Aspetta un momento che vediamo se funziona la cosa, eh? Aspetta, aspetta. Momento, ecco qua. Io dico, mi sentite? Bene, sì. No, dicevo, però tutte queste cose sembrano dirette a persone particolari, non alla molteplicità e anche la povertà di alcune categorie di persone che vuoi per modo di vivere, vuoi per nascita, per qualsiasi cosa, sono nati in una povertà mentale che non so come arriveranno a questo tipo di altezza, diciamo, morale, per cui uno dice: io faccio quello che posso per tutti quanti, e quello che ho lo condivido, eccetera eccetera. Mi sembra una cosa di difficile diffusione e realizzazione, perché le condizioni generali delle persone sono molto diverse da quelle che uno, insomma, che noi perlomeno, che non ce manca niente, che comunque abbiamo avuto un'istruzione e comunque abbiamo vissuto in un certo modo, ma la stragrande maggioranza delle persone non è così.
o non ha avuto questa vita, per cui da dove deve ricavare questi principi morali, da dove li prende? Si è sentito quello che ha detto? Si è sentito bene? Oh, ecco, perché sto usando un altro microfono, ecco, perché è una nuova cosa e volevo capire. Adesso sentite me invece bene pure, sì. Se volete aprire i vostri microfoni, apriteli, non c'è problema, basta spingere e si apre. Allora, quello che diceva, lei lo avete ascoltato, abbiamo riflettuto su questo altre volte, ci siamo fermati, è la realtà e di cui bisogna tener conto. Ci siamo soffermati molto l'anno scorso, se ricordate, quando si parlava di Caino e della sfortuna di Caino. Ecco, la sfortuna di persone che non possono vivere d'amore perché l'amore non l'hanno conosciuto. E questo dobbiamo sempre tenerlo ben presente. Cioè, si può amare soltanto se si è stati amati. E se uno non è stato amato, non riesce ad amare. Mi dispiace, Gloria sempre avrà pazienza. Non c'è una coscienza con cui si nasce, non si nasce capaci di amare, si diventa capaci di amare man mano che si fa esperienza di amore. Una persona che nella vita ha conosciuto soltanto offesa, non è capace di amare, non ha la capacità di... Ha bisogno, ecco, mi ricordo quando eravamo giovani, parlo di 60 anni fa, ci aveva colpito molto un film che era contro la pena di morte, è il Sciacal de Nahuel Toro, lo sciacallo di Nahuel Toro, che c'era questo uomo che aveva fatto delle cose terribili, che metteva in evidenza che non aveva mai amato e che in carcere, e che era chiamato appunto lo sciacallo di Nahuel Toro, che in carcere incontra un amico, una persona che gli insegna a intrecciare dei cestini, no? E scopre e dice, quando lo condannano a morte, quiero morir de hombre, voglio morire da uomo, non sono più uno sciacallo. Ma questo perché qualcuno gli ha fatto fare esperienza di tenerezza, di amicizia, di vicinanza, e lui dice, ho sbagliato tutto, adesso ho scoperto che cosa significa essere un uomo. Vabbè, è fantasia, eh? E non so se dice che si riferiva a un caso accaduto, ma forse non in questi termini, il quale diceva, questa cosa mi è rimasta impressa, ogni tanto l'ho ripetuto varie volte, quiero morir de hombre, io dico qualche volta quiero morir de cristiano, con vari significati, qualche volta al Papa non piacerebbero. No. No, ma perché sapete che... No, scusa, se no non si capisce quello che dico. Poi voi però prendete le distanze. Sapete che c'è un problema dell'eutanasia, no? Io sono favorevolissimo all'eutanasia. L'argomento che uso è quiero morir da cristiano, voglio morire da cristiano. Perché? Che significa per morire da cristiano e quindi vuoi fare l'eutanasia? Perché Gesù ha detto e ci ha insegnato, io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Ecco, quando io vorrei essere un po' come Gesù, sono venuto non per essere servito, ma per servire. Quando nella vita non sarò più capace nemmeno di servire i miei amici, con un sorriso vorrei morire, perché non sono più cristiano. Perché gli altri devono servire me e io non posso nemmeno servirli con un sorriso. Insisto, un sorriso basta, eh? Perché anche quello è servizio. Quindi non è che io la vita la amo, perché per me la vita è stata bella, ma tante persone la vita non la possono amare, perché la vita non l'hanno vissuta come si doveva. Bene, qualcun altro dice qualche cosa di saggio? Un po' difficile, saggio. No, non è importante, saggio o meno saggio, dite se volete.
Bene, allora diamo uno sguardo alle ultime cose. Da allora Gesù cominciò a faccio vedere ancora un momento il testo, così possiamo vederlo. Ecco qua l'ultima parte, lo vedete. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Forse non lo ricordate, ma sono le identiche parole che diceva Giovanni Battista nel capitolo precedente. I primi cristiani sentono una continuità tra Gesù e la cosa. Vi faccio notare, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Nel Vangelo di Matteo troverete sempre regno dei cieli. Negli altri Vangeli sinottici troverete regno di Dio invece che regno dei cieli. Perché? Perché voi sapete che la comunità di Matteo è composta in gran parte da ebrei, i quali non amano pronunciare il nome di Dio. Si sono dimenticate tante cose della tradizione, ma questa no. E noi avremmo fatto benissimo a seguirli. Non nominare il nome di Dio. Noi abbiamo banalizzato non nominare il nome di Dio in vano, ma sono sciocchezze. Poi quando io mi confessavo mi diceva che anche le parolacce erano contro il secondo comandamento. I preti qualche volta sono scemi. Basta guardate me. Quindi regno dei cieli sarebbe bene dire regno di Dio. Vedremo perché è importante, ma lo vedremo la prossima volta, perché spesso si confonde regno dei cieli col paradiso e ci si dimentica l'esodo. Ecco perché dicevo prima l'esodo è importante. Ecco, vedete, qui c'è la chiamata dei discepoli. Vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea, che gettavano, essi infatti erano pescatori, e disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti, lo seguirono. E più avanti lasciarono le reti e lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Ecco, questo, come vi dicevo, è l'esperienza di questi primi cristiani, di questi primi discepoli, che potrebbe essere la mia esperienza. Nel corso della mia vita, non nella maniera improvvisa come è stato per loro, ma per me tutta la mia esperienza, da quando ciucciavo il latte di mia mamma, Gesù ha attraversato la mia strada. Io ho avuto modo di incontrarlo e sentire l'invito a andargli dietro. A un certo punto della mia esperienza questo invito è diventato più pressante, cioè non soltanto a seguirlo come un cristiano normale, ma come un prete. Ecco, questo non è venuto per prodigi, per angeli che venivano, ma nel corso di un cammino che per me è durato 18 anni, praticamente, da quando avevo pochi anni a quando poi ho fatto il catechista dei ragazzini più piccoli di me, quando avevo 13-14 anni, e poi ho sentito che potevo fare il prete. E questo sapevo che comportava un lasciare qualche cosa, ma non ho mai amato il lasciare, però sapevo che seguire lui comportava per me anche il lasciare delle amicizie, delle possibilità di avere una famiglia, di avere dei figli, eccetera, eccetera. E però mi sembrava che tutto questo potesse essere giustificato dal fatto di dedicare la mia vita per quanto potevo a dare una mano, a aiutare, a fare. Poi non è che si riuscì a fare granché, ma insomma, questa era la vocazione. E quella che è stata la vocazione dei discepoli, per loro è stato questo lasciare, ce lo dicono perché è stato molto pesante. Voi sapete che quando si scrivono queste cose, alcuni di questi discepoli hanno addirittura lasciato la vita, hanno quasi tutti, sapete, Pietro, Paolo, gli altri, Giovanni, hanno dovuto lasciare la Palestina perché c'è stata la persecuzione, hanno lasciato, non adesso chiaramente in questo momento del Vangelo, ma dopo hanno dovuto lasciare la loro terra, la loro barca, la loro famiglia e qualcuno anche la loro vita, la loro tranquillità, sempre inseguendo un sogno,
sempre inseguendo un sogno, di dedicare la loro vita a portare agli altri la luce. Ecco, vedete qui, ecco, mi sono scordato il quando Gesù venne adesso, sì, allora ho saltato un pezzo. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione ombra di morte una luce è sorta. Ecco, loro si sentono, questo è il profeta Isaia, vedete l'insistenza sulla luce. Persone sapienti, come dovrebbero essere quelli che parlano in televisione o che parlano dall'altare, quando sul presepio mettiamo una stella, è questa la stella, non un astro che vai a cercare nel cielo. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione ombra di morte una luce è sorta. Questi sono degli, sanno, e lo dicono in quel racconto dei magi, ve lo dicevo, questi sono bravi perché sanno raccontare storie, ma storie che sono simboli. Quando tu vai a cercare la stella nel cielo non hai capito niente, proprio niente, niente, niente. Non ci vuole molto a dire. Sei un inseguitore di luce, e essere un inseguitore di luce che vuole dire nella vita? Inseguitore di senso, inseguitore di giustizia, inseguitore di cultura, di bellezza, di tutto quello che illumina la vita, tutto quello che l'arricchisce, tutto quello che è bello. Ecco, loro sentono di essere della gente che è mandata nel mondo a, usano la parola pescatori. Luca, che è un po' più raffinato, dice: ma i pescatori prendono i pesci per farli morire. Noi abbiamo pescatori di uomini, e inventa una parola, prendere per la vita. No, perché dice, se no questi non mi capiscono, dice, noi pigliamo purtroppo molte volte i cristiani non hanno preso gli altri per la vita, ma per farli morire, magari per bruciarli sul rogo, ma Luca forse intuiva, dice, chissà questi magari no, meglio che gli dica, devono farli vivere, devono arricchire la loro vita, e inventa una parola che non esiste in un'altra parte del Nuovo Testamento, prendere per la vita. Traduce, cioè cambia così la parola pescatori, che invece nel Vangelo di Matteo è pescatori. Erano pescatori, diventano pescatori di uomini, ma loro capiscono subito. Si tratta di cercare di essere come Gesù, della gente che porta come si può in qualche modo agli uomini un po' di quella luce che noi abbiamo ricevuto da lui. È quella che è stata la loro esperienza, e se volete anche un po' la mia esperienza, che questi raccontano così, dicendo: un giorno Gesù ha attraversato la nostra strada, ci siamo sentiti chiamati, siamo andati con lui, abbiamo dovuto lasciare, ma abbiamo lasciato perché inseguivamo con lui la luce, la bellezza della vita, il bene dei nostri fratelli a cui abbiamo dedicato la nostra esperienza. Un'altra cosa su cui che faccio un piccolo passo indietro, ed è questa frase qui: quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao. Ecco, quando Gesù seppe che Giovanni, questo è Marco, con la sua semplicità, e l'ho sentito prima dentro di me, ma poi l'ho sentito quando ero più giovane, l'ho sentito ripetere dagli altri: ma come, Gesù doveva aspettare che sapesse che Giovanni, non lo sapeva da solo quando era il momento? No, Gesù non lo sapeva, era un uomo come noi. Ci dimentichiamo troppo spesso, ma Luca ce l'ha detto meglio di Matteo, mettendo all'ultimo posto la tentazione del pinnacolo del Tempio. No, miracoli, Gesù era un uomo, cerca di capire. Quando ha visto che il maestro, perché secondo gli studiosi, secondo quelli che hanno un po' riflettuto, Gesù è stato con ogni probabilità discepolo di Giovanni, tanto che abbiamo visto si è fatto battezzare da lui, quando ha sentito che era morto, avrà pensato anche lui: forse tocca a me.
A me non mi è capitato, cioè non è che è successo che era morto, non so, il parroco, il prete che, no, i preti che mi hanno, sono morti dopo. Purtroppo sono morti tutti prima di me, però insomma sono morti dopo. E non era morto nessuno quando io ho scelto di fare il prete. Gesù invece è morto il maestro, avrà pensato adesso tocca a me, continuerò la sua opera. E loro lo sottolineano perché le parole che Gesù comincia a dire sono identiche, se lo vedete nel Vangelo, a quelle che diceva Giovanni Battista. Cioè è un passaggio di testimoni. Gesù sente che è la sua ora perché il maestro non c'è più, perché è stato, e probabilmente sa che lasciando il falegname, eccetera, anche lui andrà incontro a qualche rischio e poi sarà cosa reale. Ma questo lo immaginava perché il suo maestro aveva subito già quella sorte che poi toccherà a lui, e anche lui sapeva quello che è l'esperienza che è stata poi dei discepoli, che doveva lasciare per inseguire la luce, per ascoltare quella che per lui era la voce del Padre e per essere testimoni di luce, di vita, per fare quello che poteva, per dare agli altri il senso della speranza, del cammino verso il domani, di cercare di vivere il regno di Dio. Ci soffermeremo la prossima volta sul regno di Dio, perché merita particolare attenzione. Troppe volte scambiato con il paradiso, con questo regno dei cieli. In questo ci ha fregato un po' Matteo, che ha detto i cieli. Loro era così, loro Dio non lo dicono. No, no, non possono. Allora Dio, colui che sta nei cieli, Padre nostro, per dire Padre nostro che sei Dio. Noi diremo Padre nostro che sei Dio, Padre nostro che sei nei cieli. Noi non traduciamo, non cambiamo. Se qualcuno di voi mi domanda, ma perché possiamo cambiare, no? Invece di dire Padre nostro che sei nei cieli, Padre nostro che sei Dio, direi no, per carità, non cambiate, imparate dagli ebrei che sono bravi, se no voi fate due scemenze. Conservate l'idea, non nominare il nome di Dio. Nella vita chi come me è attribolato, Dio vuole questo, Dio vuole quell'altro, Dio... lascia perdere, non... perché non nominare, questo significa... Non è che tu non puoi nominare il nome di Dio, non puoi dire, questo significa non nominare. Dio vuole questo, Dio ama quello, Dio ha, piano, buono, non lo nominare. Cerca la sua luce, ma senza approfittarti di lui, senza usare il suo nome per il tuo potere, cosa che abbiamo fatto forse troppo, abbondantemente. Bene, siamo quasi in fondo. Allora, se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa, aprite i microfoni e dite, e se no... Tacete per oggi, poi la prossima volta parlate. La prossima volta prenderemo il capitolo quinto del... No, va bene. Allora, qualcuno aspetta, vuole... Aspetta, Gloria, eccola. Vuoi chiedere questo? Gloria. Okay. Dunque, le persone che non possono fare del bene perché non lo hanno ricevuto, sì. Intorno a loro però, vicino, lontano, nel mondo, sì, c'erano le notizie nel mondo, ormai sappiamo come si comporta uno o l'altro, vedono che qualcuno si comporta in modo differente e... Non credo sia difficile per una persona che compie il male dire beh, quello si comporta al contrario di me, ma dico un cervello ce l'ha per vedere che c'è una differenza tra il male che compio io e il bene che compie l'altro, no? Quindi una voce nella testa, qualche cosa. Gloria, quello pensa, mettiti nei panni di quello, quello pensa... Ma guarda te quello quanto è scemo. Quello pensa, non pensa che è buono, pensa che è scemo. Pensa, per usare, stava dicendo adesso lei, la parola che userebbe quello, pensa che è un coglione. Questo è il punto. Il concetto del bene e del male esiste, ce l'abbiamo tutti, no? No, non ce l'abbiamo, questo è il punto, non ce l'abbiamo tutti. Gloria, io non voglio convincerti, però...
bisogna, rifletti su questo. Tu hai la tua esperienza ti ha portato ad avere un concetto del bene e del male. La differenza di quell'altra persona ha portato a un concetto del bene e del male. Non è che non hanno il concetto del bene e del male. Allora, faccio un esempio, sit venia verbis, però Augusto, tu censura. Il cavalier Berlusconi ha un concetto del bene e del male. Sì, è bene avere tanti soldi, è bene avere tante donne, è bene avere delle donne giovani, ragazzine. Secondo lei, questo, quando tanti soldi significa rubare, quando avere ragazzine significa pagarle e qualche volta pagare delle minorenni, questo secondo lei, secondo te, no, posso darti del tu, certo. Secondo te è male, secondo Berlusconi è bene. È bene. E se tu vai a dire, ma guarda, te sbagli, ma tu non hai capito niente della vita, ma pensa a godè, insomma. Io faccio quello che, perché io sono capace di fare i soldi, tu non sei capace, per questo dici che io sbaglio, perché tu non sei capace, perché se fossi capace avresti fatto soldi quanti come me, e tu gli dici no, ma a me quei soldi non mi interessano, non adesso, e vabbè, non ti interessano, che non capisci niente della vita, perché tu guarda come posso vivere, io posso fare tante cose e tu ne puoi fare. Non so se hai sentito, lei diceva, no, che Putin pensa che sta facendo il bene della Russia, e tu pensi che Putin sia un delinquente, ma se tu vai a parlare con Putin lui ti dice io sto facendo il bene del mio popolo, perché il mio popolo deve essere un popolo sovrano, un popolo che deve avere un impero, perché noi siamo gli eredi dello zar, perché siamo Sì, però tu prima giustamente hai detto posso darlo il tu? Allora, come no? Prima tu hai detto che il bene e il male si valuta dalle conseguenze. Se io ho un comportamento che fa soffrire l'altro, allora questo è male. Allora, perché Putin o compagnia bella non capisce che sta facendo il male del popolo ucraino, nel senso che fa violenza, lo ammazza, lo stupra, gli leva il capo. Gloria, hai fatto un cortocircuito, cioè tu hai detto io dico che fare del male e far soffrire gli altri, io lo dico, Putin no. Ah, ecco. Questa è la differenza. E io lo dico, ma Putin non lo dice. Fra l'altro, bella mia, pensa che non lo dice nemmeno Madre Teresa di Calcutta. In che senso? Che far soffrire gli altri è male. Ah, per lei far soffrire è bene, perché si fa simile a Gesù. Ah, vabbè, questa è una visione, vabbè. Vabbè, ma è quello che sto dicendo. Allora, tu, Madre Teresa di Calcutta, penso che anche tu la consideri un po' una santa, no? Ha donato la sua vita. Sì, diciamo. E quindi sì, è una persona che è degna di grande rispetto. Allora, no, questo per entrare nel discorso che facevi tu. Sì. Tieni presente. Allora, lei ha una casa dove assiste i moribondi in India. No? Arriva un medico americano, di quelli anche che hanno i soldi, gli dicono, madre, però questa gente qui, qualcuno forse se lo porta in ospedale può essere ancora curato, e poi questa gente soffre, un po' di antidolorifici, glieli offro io. No, la sofferenza, questi sono simili a Gesù, noi gli stiamo vicini e li accarezziamo. Capisce che cosa voglio dire? Non lo sapevo. Per lei questa è una bestemmia, una mostruosità, non so se mi spiego. Lei lo diceva con cuore sincero, perché? Perché intorno a lei i preti che ha conosciuto, gli scemi, cominciano, non mi faccio di nome, l'hanno applaudito e nessuno gli ha detto, guarda che lei col Vangelo non c'entra niente.
Se c'è una persona che soffre e tu non la puoi far soffrire, no, la devi non far soffrire, certo. Perché sennò sei un criminale, no, dice, quello è come Gesù, ma che cacchio sei come Gesù? Non la fa trimbolare. Non so se mi spiego. Sì, 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 sì. Allora, questo per dire, no, non bisogna giudicare, non so, quello che voglio dire non è un giudizio, non è un invito a dare un giudizio, signora. È un giudizio, Gloria, a dire quella, la sua educazione l'ha portata, e qui abbiamo colpa la Chiesa, no? La comunità cristiana, l'ha portata a pensare che la sofferenza possa essere gradita al Signore e possa avvicinare e fare simile a Gesù e possa non essere impedita anche se io posso impedirla. Quello che voglio dire è che non c'è una cosa che per cui io so distinguere il bene e il male, no? Sono quello che sono frutto di un'esperienza, di un'educazione, di un modo di parlare. A me fa bene riflettere per dire è sbagliato l'educazione. La colpa non è tanto sua quanto di quell'imbecille di prete da cui lei si va a confessare, che lui gli dice guarda che sei matta, non sei una santa, sei una matta. Non so se mi spiego. Sì, sì, beh. In questo discorso però può entrare in maniera marginale anche il discorso negativo del martirio, cioè nel senso che sul martirio si costruiscono tante cose, anche la propaganda e la promozione. Ecco, allora una parte di questo discorso può toccare anche il discorso del martirio, il martirio. Non so. È il martirio di quello che si fa ammazzare per la libertà o perché cerca di fare fosse, quello non c'è. Se io sto parlando di un altro tipo di martirio, no? Quella è un'altra cosa, quella è una cosa, quella è il martire va sempre rispettato, certo. Perché uno sì, che... Sì. Poi anche Teresa era una martire che io rispetto per certe scelte che lei ha fatto. Queste scelte non le posso condividere, però capisco che non è che le ha fatte perché era cattiva, le ha fatte perché, e quindi vado a criticare l'educazione. La prossima volta tornerò su questo concetto. Ho detto la mia reazione alla giornata della memoria è basta parlare di Auschwitz, è ora di finirla. Fra l'altro ce l'aveva detto anche Primo Levi, che è uno che se ne intendeva. Sì. Parliamo di prima. Certo, prima. Certo. E noi cristiani, e voi però ricordatemelo quando, forse non ci arriviamo però quest'anno, leggendo il Vangelo di Matteo, le radici dell'antisemitismo stanno nel Vangelo. Sì. Cominciamo a dire questo. Dell'indifferenza. Non so se mi spiego. Capito? Poi il martirio, cioè voglio dire, tu ti senti di criticare Borsellino? Di criticare. No, io sto parlando del martirio utilizzato dalla Chiesa e da tanti altri come strumento di promozione di propaganda. Non entra. Ah, sì. E sì, questo sì, qua non lo sopporto. Cioè, sì, essere sì, contenti sì, che in Nigeria si sono ammazzati per altri motivi e tira fuori che hanno ammazzato i cristiani, ma c'è tutta. E ci si gioca, secondo me, è un'informazione sbagliata. Sì, anche... sì, 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 certo. In questo senso. In quel caso lì, no? Sì, sì. Sfruttare. E quello che è anche... Un sciacallo, vogliamo dirlo. E quello che è anche... l'interpretazione a quello che dici tu, l'interpretazione della croce, della certo, morte di Cristo. Certo. Sotto quella croce non vedi la condanna di tutta la violenza e la malvagità del mondo. Tu pensi a lui e non pensi al male che tu devi combattere, devi fare in modo che non ci sia quel male. Cioè, noi siamo andati in chiesa a fare la Via Crucis, no? E poi non abbiamo, dico noi, io no, non abbiamo detto che quando Mussolini fa la guerra in Etiopia è un crimine, no? Non si possono fare le due cose, perché la guerra è male, e quindi il combattere il male, diceva all'inizio, che Marco dice che lo spirito ti spinge, ti butta fuori a combattere il male, vale per tutte queste cose. Gente, mi sa che si è fatto tardi, ma su questi argomenti torneremo con cielo
le prossime volte. Va bene, grazie. Allora, buona serata a tutti. Scusate, grazie, se buona cena. Dico cose non corrette, la prossima volta ci vediamo. Buona serata a tutti. Buonasera. Terminiamo. Grazie. Ciao.